6.000, guarda, 6.000, ho ragione. Non è possibile, so, ha davvero perso. Incredibile. Suo. Tuo, pare che io abbia vinto. Pare, non siamo sicuri, ma... Allora, come sei imbruttito in questo momento? Ammettilo, hai perso. La regola è inviolabile, giusto? Stai negando la realtà? Come tua Yagami. madre? Hai vinto, Yagami. Come promesso, ti darò a te il titolo di campione. Grazie, grazie. Il nostro nuovo campione. Seguirò il capo al mondo. Yagami. Yagami, adesso dovete andare tutti a casa e fare i bravi ragazzi. Ti amo, Yagami. Per festeggiare la tua vittoria, consiglio Beef Zone, ovviamente. Yagami-ci, scattiamo una foto ricordo del tuo trionfo. Una foto? Sì, visto che ci siamo tutti, perché non usiamo quella posa che facciamo sempre? Ecco, era un po' che non la vedevamo, infatti. Forza, gente! Cavoli, ma proprio quella. E vabbè. Cavoli. Bella. Anzi, facciamola anche noi. Yagami! Credevo che avrei perso, ma è stata una gara divertente. Sono soddisfatto. Già, e ora vai a casa. I miei dilemmi sono davvero il paradiso dei biker di strada. È che non ho capito, cosa vuol dire? E da ora in avanti sarai tu il loro guardiano. Me la starò in disparte come vicecampione e mi godrò le gare. Sì. Sto a proposito di questo. Se vediamo cosa succede. Adesso ci picchiano. Takeshi Castle. Cos'è? Takeshi Castle. Castre. Il castello di Takeshi, no? Cos'è? È un manga, i nuovi immagino, un anime, cos'è? Un gioco? Un gioco? Ma videogioco? Cosa? Con persone vere. Devo fare una cosa molto importante, non ti agitare, osserva e basta. Comprove. Tipo, tipo, come si chiamano da noi? Quelli che facevano da noi qualche tempo fa che se non fanno più, giochi senza frontiere, quelle cose lì. Che fanno... Sono cose divertenti. Eh sì, tipo evita le palle che cadono. Sì. Forse non lo conosco con quel nome, ma... Cercare la porta invece vanno a sbattere. Cadono nel fango. Sì, ho capito. Tipo giochi senza frontiere, un po' Mina, più ridicolo. sassoku da ga, Forse l'ho visto, ma kore non so kara che si hitotsu chiamava kirei così. tai. Non sapevo che si chiamasse così. Kore wa 4 daime soudai toshite saisho ni shite saigo no meirei ni naru. Saigo no? Ore ga Made in Heaven ni kanyu shi, omae ra to reisu o suru naka, zutto kangaete kita koto ga aru. Inochi gake no death race wa tanoshii. Jikan ga fuki tobu hodo ni na. Da ga 失うものがあまりにも大きすぎる。俺としても大事な仲間が傷つく姿は見たくない。ましてや事故で死んじまう姿なんてな。紫霊樹を襲ったような悲劇は二度と起こしてはならない。一人の人間の死がどれほど多くの人間を悲しませ不幸にするか。みんなだって痛感してきたはずだ。皆川リナやゴースト、いや紫ダン、彼らも紫レイジの死によって大きく人生を狂わされてしまった。だから俺は決めた。メイドインヘブンは本日をもって解散とする。解散？どういうことだよヤガミッチ。言葉通りの意味だ。もう命を懸けたデスレースなんかやめるんだ。なんだよそれ。
メイドインヘブンは仲間だろ。それを解散するだなんて。そうだよヤガミッチ、いきなり何言い出すんだよ。言ったはずだ。俺は仲間が傷つき命を落とす姿なんて見たくねえ。だから解散するんだ。だがよ、解散しちまったらもう仲間もクソもねえじゃねえか。いや違う、俺たちはずっと仲間だ。たとえメイドインヘブンが解散してもまだインピースだ。ずっとここでみんなと過ごした時間も、ここ一緒に味わったスリルも感動も俺たちの中に残り続ける。それが絆となって俺たちをつなぎ続けるんだ。たとえチームがなくなっても。いや、ヤガミッチ。それにこれは一代目総代紫レイジの意思でもあるんだ。彼が実現できなかったことなんだ。明日に向かって走れ。今こそ紫レイジの意思を受け継ぎ、俺たちは走り出すべきなんだ。死に向かってじゃない、明日に向かって。胸の内に希望を抱いて。だからこそ今、一代目が果たせなかった最後の思い、メイドインヘブンの解散を成し遂げよう。E adesso sei tu che non capisci. Cioè, come fai a convincere decine di persone a fare questa cosa quando sono appassionati di quello? Cioè, riformerebbero comunque un dei club d'oro, no? Comunque se farebbero comunque la stessa cosa. Minna. Yagamichi. Leggermente tirata questa cosa. Sì, addio, non ti vedremo mai più. Anta ga sou iu nara 俺は従うぜ。確かに俺たちの絆は永遠だもんな。あじ、ごめん。俺もヤガミッチに従う。明日に向かって走れか。俺もそう思うぜ。そうだね。思えばこれはずっとあんたが走りの中で訴えかけてきたものだったもんな。みんな、ありがとう。理解してくれて。うん。なんだ。俺は認めねえぞ。Adesso dice: chi mi ama mi segua, chi è d'accordo con me mi segua. È sufficiente. Yagami, te me made. Te me made, 俺から走りを取り上げる気か。スオ。ふざけんじゃねえ。解散なんて認められるかってんだよ。Dobbiamo menare anche lui. 自分が何言ってるか分かってんのか。これまでルールが絶対だって言い続けてきたろ。Questione di onore, eh? I giapponesi volete saperlo? うるせえ。奪わせねえ。走ることだけはな。絶対に。ヤガミ。Ah, ecco, quando fa così. È il cenno. È il segnale, no? Quando fa così vuol dire che adesso bisogna menarlo. So ka. Ho capito. Dattara aite shite yaru. Kakatte koi suo. Campione, ex campione, non è campione, che cavolo dici? Ah, ci ha toccato. Ci ha toccato stavolta. Ascolta, per te farò un'eccezione, non lo uso mai. Per altri sempre ha ragione. No. Volevo brillare nella notte. Deve essere più evidente questa cosa. Siamo più forti di te in tutto. Oh. No, no. Suo, ora capisci? Qual è la cosa più importante per te? Hai sempre detto che la regola era l'unica cosa che contava. Ma non era questo a spingerti, vero? E non è corsa, sono quelle la cosa più importante per te. No! Hai rinunciato a tutto per proteggerle. Hai abbandonato la regola che ammiravi tanto. Hai persino gettato via il tuo orgoglio.
tu? Sai tutto eppure? Vuoi comunque portarmi via le corse? La sola cosa che mi sia rimasta. La mia unica gioia nella vita. Ah. Così. Perché? Perché vuoi togliermela? Perché? Dimmelo. Non voglio toglierti la gioia. Non è affatto così, Sou. Beh, allora cosa vuoi fare? Non c'è alcuna gioia in una gara che mette in pericolo la tua vita. O almeno, non dovrebbe essercene. Non lo capisci, ti aggrappavi alle corse mortali per distogliere lo sguardo dalla tua disperazione. La tua non era altro che una gioia fasulla. Una gioia fasulla? Ah. Sì, proprio così. Hai voltato le spalle a ciò che volevi veramente, hai trovato rifugio nelle corse mortali, ma la felicità che ti hanno dato era effimera. No! Oh, ciò che volevi davvero si nascondeva dietro un'invalicabile muraglia della tua psiche. Daga. E sai bene che quella muraglia esiste. Hai solo paura di affrontarla. Sonna. Vedi che abbia paura? Il motocross? Oh. Il motocross è ciò che volevi fare veramente, ma tua madre non te l'ha permesso. E è là che hai conosciuto la gioia di correre e di vivere una vita intensa, non è così? Sì, tutto vero, ci hai azzeccato in pieno. Sosa. Potevo dimenticare la felicità che sapevano darmi in quelle gare. Motocross era la mia vita. Gareggiare contro gli altri era la cosa più bella del mondo. Mi è stato detto dimenticarmene, ma era impossibile. È sempre stata una parte di me, anche quando fingevo di essere uno studente disciplinato. Sogo. So, perché non torniamo a scuola? Cercherò di convincere tua madre a farti praticare di nuovo motocross. No. Yagami. Vecchio Seiyama, ascoltatemi, secondo voi perché sono diventato capo della commissione disciplinare? Perché? Perché era molto frustrante per me vedere gli altri vivere la propria vita liberamente, quindi lui per il sentimento voleva negargliela. Aveva una cosa che io non avevo, potevo godersi la libertà, ecco perché sentivo il bisogno di farli rigare dritto. Sì, avevi bisogno di togliere il sorriso dalla faccia. Si chiama risentimento. È una cosa che controlla tantissimi esseri umani. Capisco, ora si spiega tutto. Sosa. In fondo non me ne frega niente di quelle stupide regole. Mi dava solo profondamente fastidio vedere gli altri liberi e felici. Ehi? Ciao. No. Ehi, ciao. Non credi che sia il momento di cominciare a correre verso il domani? Ah. Cosa? Sta parlando di quanto certe regole siano stupide. Tu te ne sei autoimposto una altrettanto stupida per gestire tua madre. Gli dici ciò che vuole sentirsi dire e le fai vedere ciò che vuole vedere. E questa è la regola che ti sei imposto. No. Ma tu devi infrangere quella regola per poter guardare avanti. Per poter cominciare a correre verso il tuo domani. Yagami. Tentare di risolvere quella situazione è tutto inutile. Se provassi anche solo a menzionare le corse, lei non... non mi guarderebbe più in faccia. Vabbè. Yagami-san. La madre di Sou è una persona testarda, come ho detto. Ho provato a parlarle diverse volte, ma non c'è stato verso di convincerlo. Ho un'idea. E ora che tua madre guarda in faccia la realtà. Per aiutarla dovremmo prendere provvedimenti drastici. Terapia d'urto. Guarda che chiamo terapia d'urto. Vediamo che terapia d'urto è. L'ha vestito così. Ok, gli dice che erano una gang. Che se vuole, al massimo cede e fa solo motocross. Ah no. Mi scusi, sono Yagami, un amico di Yuma. Oh, uno dei bravi amichetti Yu. Amichetti. Ma sei cieca. Chiedo scusa, ma Yu è ai corsi privati al momento. Nanna, no? Cosa, ma tu? Aspetta, Yu. Cos'è questa storia? Perché sei vestito così? Guarda che non è Halloween. Oh cielo. Signora, glielo chiedo all'amico di Yuma. Può dargli il permesso di riprendere con il motocross? Come, prego? Che cazzo dici? Di cosa sta parlando? Il mio Yu
Ormai è troppo grande per perdere tempo con quelle motociclette. Ma che stai dicendo? Troppo grande. Sicuramente non quella da bambino, ok, però non gli interessano più. Deve studiare per gli esami, è molto occupato. Yeah. Sicura che sia proprio così? Crede davvero che sia questo ciò che vuole Yuma? No. Di cosa sta parlando? Certo che sì. Yu vuole entrare in un'università prestigiosa ed essere assunto da una grande azienda. Così che la possa far vedere al padre sfaticato? Cosa? Che credi di essere? Casa. Ma io... Cosa? Io voglio tornare al motocross. Voglio tornare a correre. Continuerò a studiare, ma... Ti prego, permettimi di gareggiare. Yu. Deve essere stata dura studiare per quegli esami. Sono certo che sarai molto stanco. Una bella dormita ti aiuterà a farti dimenticare questa idea balzana. Sonna. Sono delle misure più drastiche. Vabbè, picchiala. Ne è proprio sicuro, Yagami? Scusa, l'ha pensato, eh. Non l'ha detto. Oh. Sì. O no, o mi sbaglio io. C'era la parentesi, mi sembra. Ok, facciamolo. Beato, scusami, ma se avete finito con queste idiozie vi prego di andarvene. Yu deve studiare. Ecco, ci siamo. Ok, ha chiamato questi. Eh? Che succede? Ma scusa, quello è Yuma. Cioè, teletrasportato sulla moto? Ah no, è uno che... Prego, signora. È uno che lo imita. ご覧になりましたか。これが現実です。あなたが頑なに認めようとしなかったものです。一体何を。彼の走りがこれだけの人間を引きつけてきたんです。ユーマ君の走りにはそれだけの魅力があったから。みんな口々に言いました。ユーマ君の走りはすごいと。誰も勝てないと。天才だと。 ですが、暴走族でのデスレースは命を代償にしかねない非常に危険なものでした。そこまでしなければ、ユーマ君は自分のやりたいことができなかったんです。あなたに禁じられてしまったから。あなたが現実を見ようとしなかったから。嘘よ。こんなの嘘。 まったらラ、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 
リーンのふりをしていても、そんなものは全部偽物だ。いつだって頭の片隅にはバイクがあった。忘れられなかったんだ。父さんが望んだからじゃない。俺は心の底からモトクロスが好きだったんだ。だから俺のたった一つの望みを、自由を奪わないでくれ。ゆうちゃん、そんな。母さん、一度でいい、俺を見ろ。ごめんね、ゆうちゃん。ごめんね。母さん、本当は分かってたの？全部。ゆうちゃんの気持ち、本当は分かってたの？母さん、俺はモトクロスの道に戻る。
いいよね。母さんちゃんと応援しないとダメだよね。だってゆうちゃんの夢なんだもん。Carisma 5682. E il professore invece? Wow, allora è così che è andata. Sì, i mali di neve sono sciolti, mentre Suou per adesso potrà continuare a inseguire il sogno del motocross. Mi fa piacere. Eccolo qua che non... Cioè, non vedi che hai i capelli tutti diversi. Oh, giusto in tempo. Cioè, è scuro. Questo... Questo si fa biondo per uscire, no? In due secondi si fa biondo, cotonato. Poi rientra a casa, non si sa come, non viene visto dalla madre. Si vede che andava a qualche bagno pubblico per togliersi la tinta, ammesso che puoi farlo. Non mi intendo di queste cose. Non credo, però. Oh, pensavo di chiedo direttamente a lui. So, hai usato anche tu il sito clandestino per stare in contatto con il professore? Io. Sito clandestino? Non ho mai visitato, queste cose non mi interessano. Però... Ah? Ho ricevuto una lettera. Probabilmente proprio dal professore. Sul serio? Una lettera? Scritta a mano, così possiamo risalire. So, che intendi dire? Cos'è? Non ho capito. E ha ricevuto una lettera? Commissione disciplinare ha ricevuto un'accusa anonima. Il mittente era un tale professor M. Professor merda, cos'è? Professor mentecatto? Prof M. Sì, potrebbe trattarsi del professore. Forse l'M è la sua iniziale. Sia Moriarty. Sì, va bene, Moriarty. La lettera rivelava che degli studenti della sera erano entrati nei mali di neve e che guidavano in modo spericolato dalla mattina alla sera, addirittura. Dove trovavano i soldi per tutto il carburante che ci vuole? E le gomme, poi, non parliamo, Le gomme... Gomme stradali buone... possono essere stradali, ma anche sportive. 3.000 km ci fai. Come che ci fai? Insieme alla lettera c'era anche una fotografia. La foto immortalava... I studenti della serie in sella alle loro moto insieme al resto dei Medineve. Quindi, una volta letto questo, sei andato direttamente a negoziare con i Medineve? Ah. Sì. Dopo aver visto quella foto, non potevo starmene con le mani in mano. Forse spingerti all'azione era proprio l'obiettivo del mittente. Cioè? Sumari. Il professore potrebbe aver spedito la lettera sapendo che avrebbe portato alla luce i desideri più reconti di Soul. 3.000... perlomeno io adesso sono un po' che non la usano molto per questioni economiche in realtà. Comunque 3.000 km e costavano, quando riuscivi a portarle a casa, 300 euro tutte e due, ma andare a trovare il gommista buono. Questo potrebbe aver spedito la lettera sapendo che avrebbe portato alla luce i desideri più reconditi di Soul. Potrebbe essere così, Agami. Ricordo che la lettera diceva anche un'altra cosa. Diceva, sei certo di volere che le cose restino come sono? Profondo. Ah. Sì, direi che il mittente mi conosce. Quindi è un tuo amico? Non lo sai? No. Ma Rami, c'è qualcosa di strano. La lettera è stata recapitata ai membri della commissione tramite le scatole dei suggerimenti. Ah beh, sì, è uno studente, lo sappiamo. Quella scatola si trova all'interno della scuola, non deve essere facile arrivarci per qualcuno che viene da fuori. Masako. Quindi, mittente è una persona che fa parte dell'ambiente scolastico, ma lo sappiamo già. Possiamo essere sicuri neanche di questo, però... Ti viene in mente qualcuno? Suou. Qualcuno che sapesse di poterti provocare parlandoti di una gang di motociclisti? Io. No, non mi viene in mente nessuno. Peccato. Il lato positivo, però, è che abbiamo trovato un grosso indizio. Molto probabile che il professore sia legato alla scuola e che sia qualcuno in grado di entrare e uscire con facilità. Ma di chi potrebbe trattarsi? Ancora non lo sappiamo, ma di sicuro ci stiamo avvicinando alla sua vera identità. E sento che la scopriremo molto presto. Sì, sono fiducioso, ce la faremo.
In teoria ero dritto fino al mattino. Chissà se si sa qualcosa di nuovo sul mistero del professore. Dovrei parlare con Amasawa appena ho tempo. Questa cosa qua è uscita probabilmente appunto perché abbiamo concluso tutto. Perché no, se no non sarebbe ancora, non saremmo ancora lì. Ma buio, cavolo. Vabbè, perché vogliamo un attimo. Ok, finalmente si è staccato. Però appunto è ancora 14%. Dossier 9 di 10. Meno di 10 per forza, perché appuntamenti, casi secondari, case principali. Adesso abbiamo fatto tutto. Sanare e crescere. Sarà qua. Yagami-san. Ah, un momento. Eila! Mi viene in mente, quando leggo Eila mi viene sempre in mente il saluto di Mercy di Overwatch. Eila! Con una voce bellissima. Certo, che succede? Però che si è infiltrato in ben 9 cerchie sociali, non ho dubbi che abbia scoperto una cosa o due sul professore. Cioè, dopo una vita, una cosa o due sul professore l'hanno scoperto. Penso che sarebbe saggio per noi organizzare al meglio l'informazione raccolta finora. Solo così potremo avvicinarci alla verità. Già, sembra un ottimo punto di partenza, sembra, Infatti, vorrei che riflettessimo sulla situazione in una sorta di brainstorming analitico. Se non le scoccia, le spezzerebbe unirsi a noi se ha tempo in giornata. Contaci. Non abbiamo nient'altro da fare. Possiamo farlo adesso o devo andare a dormire? No, vediamo. Yagami-san. Sta combinando. Niente. Ora va di giornata, quindi bisogna tornare per forza il giorno dopo, mi sa. Andiamo a casa. Meglio alla Yokohama. A proposito, questo niente, no, ma questa è la missione finale, quindi quella lì non cambia assolutamente nulla, quindi abbiamo solo questo. Non mi scrive nulla, quindi niente. Taxi, distretto commerciale, Yokohama.